Grazie, grazie Presidente, grazie all'Agenzia per le garanzie delle comunicazioni, grazie agli autori e ai curatori dei due volumi che presentiamo per l'invito. A me spetta un doppio ruolo, quello di introdurre la discussione e poi di moderarla. Forse però io non capisco perché devo rimanere qui da solo soletto. Forse gli altri interventori mi possono affiancare, perché no? Sì, così liberiamo la Così platea. liber no, liberiamo la platea, liberiamo un po' di posti e magari se si affiancano a me le persone che poi devono parlare, sarebbe il caso. Allora, io impiegherò soltanto pochi minuti per fare una riflessione di carattere giuridico. So che in platea ci sono giuristi e no. Ovviamente, date le mie competenze, non posso che fare riflessioni su questo settore specifico. E vorrei cercare di definire semplicemente il quadro generale della nostra discussione, nulla più, nulla meno, perché a me non spetta entrare specificamente nel merito dei due volumi e quindi cercherò in qualche modo di astenermi, anche se non troppo. Certo, è vero che sono. Per i giuristi la discussione sulla rete dura ormai da molto tempo, sono 30 anni, credo almeno o poco meno, che i giuristi riflettono sull'impatto che internet e la rete in genere ha sul diritto e sul diritto costituzionale. In questi quasi 30 anni la discussione è stata molto, molto varia. Io posso dire così, mi sembra di poter dire che in una lunga prima fase essenzialmente ai giuristi addirittura non avevano grande cittadinanza nella riflessione sulla rete perché era dominata da quella che è stata chiamata la fase anarchica sostanzialmente. La rete non deve essere regolata e quindi i giuristi hanno poco a che dire, anzi è meglio che non dicano nulla. Ricordo soltanto l'affascinante, perché era affascinante, libro del 96 di John Barlow, Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, in cui essenzialmente si affermava questa, la rete come libertà assoluta e irregolata. Molta acqua è passata da questi sotto i ponti e probabilmente da questa fase siamo passati a tutt'altra fase, forse toccando in alcuni casi l'estremo opposto. Io faccio il costituzionalista, abbiamo in realtà non costituzionalisti, ma privatisti che pensano, o sociologi, che hanno pensato che esistesse una Lex digitalis che potesse sostituire la Costituzione in qualche modo, le Costituzioni civili che io ritengo, non per difendere il mio settore scientifico disciplinare, ma effettivamente non ho qui il tempo per spiegare ovviamente le argomentazioni, ma ritengo che questo sia assolutamente sbagliato, cioè che pensare che la Lex digitalis, che internet e la rete possono sostituire gli assetti costituzionali è un'iperregolamentazione che è priva di senso. Perché è priva di senso lo diremo un'altra volta. Ma vado avanti. Credo che questi due estremi si affermi o si sia alla ricerca di un equilibrio. E l'equilibrio veniva accennato prima dal presidente di questa agenzia, è quella di cercare di dare una regolamentazione corretta. Una regolamentazione corretta vuol dire cercare di regolare l'uso della rete, ma avere anche presente che la rete ormai conforma i diritti fondamentali dei cittadini. E quindi in qualche modo questa regolamentazione non può essere una iperregolamentazione, perché la rete è anche lo spazio della libertà e della formazione dei diritti fondamentali delle persone, dei diritti della persona più in generale, articolo 3, 2, oltre che 21 ovviamente della nostra Costituzione. Io penso questo, che la formulazione cittadinanza digitale essenzialmente questo tende ad esprimere. La rete ormai costituisce la personalità dei singoli, ormai opera al cuore del diritto costituzionale sostanzialmente. Gli articoli che prima vi ho citato, che sono diritti fondamentali, il 2 e il 3, mostrano, come dire, che il diritto costituzionale, se posso dire, non può fare a meno di confrontarsi con la rete.
Bene, voglio aggiungere questo rapidamente. A me sembra che oggi le frontiere, cioè le parti più esposte della regolamentazione della rete, riguarda due settori. Da un lato la partecipazione attraverso la rete e dall'altro le modalità di espressione del pensiero attraverso la rete. Perché dico che queste mi sembrano le due frontiere più esposte? Perché in qualche modo è vero che la democrazia, i nostri assetti democratici ormai si formano anche, a volte molto, a volte troppo addirittura, attraverso la rete. Qualcuno dice, e qui c'è quel troppo, che la rete ha sostituito i partiti, per esempio, nella comunicazione politica. E voi sapete che esistono partiti, chi più che meno, un po' tutti, ma chi più e chi meno, che in qualche modo fondano sulla rete gran parte della loro legittimazione democratica. Io non credo che la rete possa sostituire i partiti e quindi lo vedo come limite, come quel troppo, però certamente in qualche modo siamo al cuore della partecipazione democratica. Ma d'altra parte, molte manifestazioni pubbliche ormai che avvenivano attraverso i partiti di massa che portavano in piazza i popoli uniti, oggi avvengono attraverso la comunicazione in rete. Guardate, e lo dico perché mi sembra molto espressivo, certo è un caso estremo, ma molto espressivo. Si sono fatte le rivoluzioni attraverso la rete, le rivoluzioni arabe, in qualche modo, nelle rivoluzioni arabe, in qualche modo, sapete qual è stata l'importanza di uno strumento. E allora, lo strumento qual è? Internet. E allora qui c'è un problema di diritto costituzionale enorme. Non possiamo volgere lo sguardo da un'altra parte. La rete in qualche modo, la rete immateriale, vorrei dirla così, la rete che è uno strumento immateriale, in qualche modo definisce organizzazioni molto materiali, in qualche modo forgia la partecipazione politica e democratica. Voglio aggiungere ancora una cosa sul piano della partecipazione, del ruolo della rete nella partecipazione democratica. Guardate che la rete ormai, voi lo sapete, la rete, i social network in particolare, ormai sono determinanti, non importanti, determinanti per la costruzione del consenso, anche del consenso politico. Voglio fare soltanto un passo indietro, voltarmi a ieri, al di là di ogni valutazione, diciamo, di merito. Però io penso questo, che l'ultimo referendum costituzionale che si è svolto ha visto la vittoria dei social network sulla televisione. Se è vero, come è vero, è un dato statistico, che mentre la radiotelevisione è stata in qualche modo dominata dai perdenti, da chi alla fine ha perso nel referendum costituzionale, i social network sono stati egemonizzati da chi ha vinto. Io non voglio fare nessun tipo di riflessione ulteriore, constato però certamente come in qualche modo è un problema di democrazia. Non vi dico, perché non vi dirò come la penso sul referendum, non vi dico se è stato positivo o negativo, ma vorrei dire che il dato obiettivo è che certamente il consenso si è creato in un momento così delicato del nostro assetto costituzionale, quale il referendum su una parte della Costituzione è stato determinato più dai social che non da altro. Buona pace di 6 mesi di baccordiccio su questa autorità, ma questo è un altro tema, Questo è un altro convegno, questo è un altro convegno. Non voglio aprire questa discussione, avrei molto da dire, con ma piacere, diciamo, lo facciamo veramente un'altra volta, perché questo è veramente un problema che lei ha toccato, ma ne parliamo un'altra volta. Voglio concludere sul punto ricordando e citando una espressione significativa della De Minico, perché lei sottolinea su questi problemi una questione determinante che è l'uso della tecnica. Scrive, cito, superare il mito dell'autosufficienza della tecnica, della rete, dico io, della tecnica, della rete intesa come mero strumento tecnico, per invece pensare alla tecnica strumentale allo sviluppo della persona umana e all'esercizio di diritti e di libertà. Io credo che questa sia un'indicazione importante e curiosa, perché in qualche modo esprime, come dire, questa valenza democratica e quindi con cui bisogna prestare particolare attenzione della rete e non
una valenza puramente tecnica. Dicevo che c'è un'altra frontiera che si lega nelle loro riflessioni sulla rete, e la rete certamente è espressione, direi più che altro formazione del pensiero, non della libertà di pensiero, ma del pensiero in quanto tale. Io penso questo, lo dico in breve, è attraverso la rete che oggi si esercita la libertà di manifestazione del pensiero. Uno dei due testi è dedicato essenzialmente a questo, ma io credo che si formi lo stesso pensiero. Anche qui, non a caso, in entrambi i testi non si sottolinea, e soprattutto nel testo dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero, non al libro o non argomento soltanto sull'articolo 21 della nostra Costituzione, ma c'è questo trittico di articoli che prima citavo, che in qualche modo danno corpo a questa seconda frontiera, al modo di formazione del pensiero nella rete, non soltanto il 21 ma anche il 2, soprattutto la formazione della personalità, e il 3 ovviamente, il principio d'eguaglianza. Io qui voglio anche qui fare una citazione di un passaggio di Messinetti che mi ha molto colpito, perché credo che sia vero. Scrive, cito: la democrazia come autogoverno è solo quella che scaturisce dalle scelte libere rese consapevoli dal pensiero critico. Ecco, io penso questo, che se è vero, come credo sia indiscutibilmente vero, che attraverso la formazione non passa soltanto il libero pensiero, ma passa anche la formazione del pensiero e quindi della personalità, bene, credo che dovremmo prestare una particolare attenzione a come attraverso la rete non deve passare soltanto il pensiero convenzionale, ma deve pensare anche il pensiero più critico. Questo è un problema. Perché, tornando alle origini, il pensiero critico, lo dico in termini provocatori, può essere regolato il pensiero critico? E poi cos'è il pensiero critico? Perché in qualche modo un pensiero critico può essere anche un pensiero, uso provocatoriamente questi termini, un pensiero blasfemo. E il pensiero blasfemo, tra criticità e blasfemia del pensiero, certamente c'è un problema di difficilissima regolamentazione. Altro problema di grande portata che affronteremo in un ulteriore convegno. Mi fermo da ultimo su una ulteriore questione. Regolare la rete. Si dice regolare la rete. Io credo che bisogna fare una fondamentale distinzione. Se non si fa questa distinzione, penso, non si possa regolare alcunché. E la fondamentale distinzione è quella tra l'accesso e l'uso. Si può regolare l'uso, ma si deve regolare in modo diverso l'accesso. Voi sapete, lo dico anche perché, per esempio, la De Minico esprime un'opinione contraria a quella che vi sto formulando, e va bene così. Voi sapete che c'è stata una proposta di Stefano Rodotà, in particolare, di aggiungere un comma all'articolo 21 per garantire l'accesso alla rete. Questione molto discussa. Io vi dico la mia opinione. Io sono un fautore di questa modifica, di questa aggiunta di un comma dell'articolo 21, essenzialmente per questo, perché riguarda l'accesso e non l'uso. Vedete, l'accesso è la possibilità di, questa platea non devo spiegare a che cosa è l'accesso, la possibilità di utilizzo del mezzo, in qualche modo può essere, deve essere riferito a una condizione materiale dei soggetti. Ci sono alcuni soggetti che non hanno il diritto all'accesso, a poter utilizzare il mezzo. Bene, il fatto che si riferisce a una condizione materiale di soggetti specifici, collegati, collegabili ad una specifica dimensione territoriale, nazionale, permette l'uso, la regolamentazione del più ampio diritto di accesso alla rete. In fondo, l'articolo 21, l'introduzione di una comma all'articolo 21 che garantisce l'accesso, non è altro che la esplicitazione di un principio di eguaglianza sostanziale. Perché cosa vuol dire l'accesso? Vuol dire imporre un obbligo, un compito, come dice il secondo comma dell'articolo 3, un compito alla Repubblica di rimozione di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle personalità e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo, sapete, è il secondo comma dell'articolo 3. Bene, io non capisco, non penso che uno sviluppo dato può essere fatto
Stato in Costituzione se si impone alla Repubblica un uso di accesso. Certo, questo non risolve il problema dell'uso della rete. Nell'uso della rete è molto più difficile, come dire, affermare un principio costituzionale e poi dare un compito alla Repubblica. Intanto perché non è più riferibile a soggetti materiali e specifici, perché l'uso della rete, la rete non ha confini, mentre l'accesso ai confini ce li ha, perché riguarda me, te, che sei cittadino italiano anziché del Guatemala o di non so di quale altro paese, l'uso della rete veramente non ha confini ed è quindi più complesso. Non può essere, voglio dire, un'argomentazione soltanto statale. Allora certamente una norma costituzionale che imponesse un certo uso della rete, ma sarebbe del tutto insufficiente. Questa è la ragione per la quale nell'uso della rete si devono utilizzare due strumenti necessariamente, che hanno dei difetti, che hanno dei limiti. Lo strumento è quello delle dichiarazioni. Le dichiarazioni internazionali, o come sapete la dichiarazione importantissima nazionale, quella che è stata approvata qualche mese fa dalla Camera dei Deputati e definisce i principi importanti sulla dichiarazione dei diritti di Internet, che però internazionali e nazionali sono soft law e quindi in qualche modo possono imporre, ma fino a un certo punto, possono imporre obiettivi, ma fino a un certo punto. L'altro uso è quello della giurisprudenza. Sulla giurisprudenza, alla giurisprudenza è particolarmente dedicato il secondo dei volumi che noi presentiamo. Anche qui, per non far torto a nessuno, voglio citare gli altri due autori, gli altri due curatori del secondo volume. Io credo che nella giurisprudenza che viene indicata e poi nell'introduzione, nel saggio di Mircea Bianchi, si dice qualche cosa di importante, di come la giurisprudenza può utilizzare anche norme tradizionali. Si parla del decalogo del giornalista, che evidentemente è stato pensato per tutt'altra ipotesi, per la carta stampata, voglio dire, che però può essere utilizzato anche per tutta la realità delle persone, la tutela dei minori, all'interno della rete stessa. Io non ho più tempo e voglio chiudere qui. Voglio dire, all'interno della rete, nell'uso della rete, certamente convivono nuovi diritti, non i nuovi diritti, ma diritti che vengono in qualche modo anche rideclinati: informazioni, integrità, riservatezze, il diritto all'oblio, per citarne soltanto alcuni. In qualche modo è vero che nell'uso della rete la tutela dei minori, che è particolarmente delicata, nell'uso della rete in qualche modo si confrontano dimensioni di diritti di straordinaria importanza che bisogna liberalmente garantire. Però, e ce lo ricorda l'ultimo saggio che viene richiamato, però è vero che c'è anche un enorme, oggi tanto più, problema di sicurezza. E allora l'ultima frontiera di questa frontiera, la frontiera più avanzata, è certamente quello dei limiti della cyber security, come si dice. Qui saggio è dedicato, qui è dedicato il saggio di Gambino. Anche qui abbiamo un problema, noi siamo ovviamente tutti terrorizzati, io per primo, ma chi no, dall'uso criminoso della rete. La domanda che pongo è però questa: c'è un problema che io non disconosco, anzi enfatizzo, di sicurezza della rete, ma fino a dove può spingersi il controllo della rete nei confronti dei diritti fondamentali delle persone? La tutela dei dati personali possono in qualche modo essere del tutto pretermesse rispetto alla tutela, come dire, dell'ordine pubblico, dell'ordine politico, della sovranità degli stati? Io non so, viene data un'indicazione nel testo di Gambino, io non so se è sufficiente l'auto o la regolamentazione degli operatori economici interessati, non so se è sufficiente, anzi francamente credo che non sia sufficiente l'autoregolamentazione dei soggetti interessati nel controllo della rete. So però, e qui veramente chiudo, che in qualche modo dobbiamo affrontare la questione: da un lato garantire i diritti, dall'altro garantire la sicurezza. In momenti di terrorismo, pensate a quello che è successo negli Stati Uniti dopo il dramma dell'11 settembre, in qualche modo ci dimostra che si rischia di spingersi troppo oltre. E se siamo partiti nel 96 con questo straordinario testo che diceva che l'internet è il luogo della libertà assoluta, non vorrei che giungessimo a un esito inverso in cui la rete, come dire,
è il grande occhio che controlla tutti noi. Dobbiamo trovare ancora una volta l'equilibrio. In questo equilibrio i giuristi hanno il loro ruolo. Ci ho detto cominciamo il convegno e cominciamo con un'introduzione, un'ulteriore introduzione, una seconda introduzione, diciamo così, di Antonio Nicita, commissario, come sapete, di questa agenzia.